Eccoci tornati live dopo il nostro palinsesto che vi ha riproposto dei contributi che abbiamo, nei quali abbiamo approfondito le notizie principali di questa ultima parte dell'anno. Torniamo live come sempre in apertura di settimana e come sempre, ogni giorno, anche se siamo in periodo di feste. Ovviamente permettetemi solo di dire che il palinsesto in queste 2 settimane di feste subirà qualche variazione, quindi adesso ci rivediamo appunto alle 14, di solito ci ritroviamo alle 14:30. E termineremo alle 16 la mattina, partiamo alle 10 fino alle 12, poi però naturalmente per tutta la giornata avrete modo di seguire il nostro palinsesto. Fatta questa semplice premessa, la settimana com'è iniziata per i mercati? Andiamo subito a vedere cosa sta succedendo in Europa. Sicuramente mercati che fin dalle prime battute di questa giornata hanno riportato sentiment, risultato positivo, perché abbiamo indici continentali in territorio positivo appunto, però ovviamente gli scambi sono un po' più limitati, i volumi sono più contenuti, chiaramente dovuto alla settimana che sarà anche più breve, perché venerdì le contrattazioni non ci saranno, le borse saranno chiuse. Intanto stiamo vedendo il nostro indice, il FTSE MIB, che guadagna lo 0,35%, siamo in area 27.158, il CAC di Parigi, anche qui territorio positivo, 0,30% a 7.107 punti, e ancora l'IBEX di Madrid, il rialzo dello 0,58%. Andiamo avanti, Londra oggi è chiusa, ricordiamo, per festività. Vediamo il DAX di Francoforte, il rialzo dello 0,26%, quindi diciamo che le borse europee viaggiano nonostante siano orfane di una piazza appunto che è quella di Londra, e diciamo che stiamo naturalmente valutando quanto le notizie che ancora ci circondano incidano sull'operatività poi degli investitori. In primis abbiamo la variante Omicron che sta anche un po' rompendo le uova nel paniere, diciamo così, per queste festività natalizie, Capodanno con tante restrizioni, feste in piazza che non si potranno fare, discoteche chiuse, comparti interi che verranno ancora una volta penalizzati. Il comparto del turismo questo fine settimana, quello trascorso di Natale, ha visto cancellati in tutto il mondo un sacco di voli. E chiaramente, perché metto tutto nello stesso paniere? Perché comunque dobbiamo valutare come affrontare l'inizio del 2022 alla luce di quello che sta accadendo. Mercati che è vero, nel 2021 hanno un po' navigato da soli, però la situazione continuerà in questo modo, anche perché le banche centrali, e qui poi mi taccio, hanno cominciato a parlare di politica monetaria che cambierà. In primis la Fed per quanto riguarda l'America, la BCE è ancora un po' cauta, e poi c'è il tema dell'inflazione. Qualche analista parla di un pericolo recessione nel 2023 se l'inflazione non rimarrà sotto controllo e non verrà ovviamente contenuta e non tornerà ai target accettabili. Allora, di tutto questo mi rendo conto è tanto, ma allo stesso tempo è tutto collegato, quindi credo che riusciremo in questo slot di diretta a fare un bel ragionamento. Dicevo, ne parlerò con Matteo Talarico, Oggi Trading, che è con me. Matteo, bentrovato. Buongiorno, intanto buone feste a te, buone feste a tutti gli ascoltatori. Buone feste anche a voi, naturalmente, grazie per essere con noi, nonostante appunto queste giornate di feste, che però, insomma, così ti do subito l'assist, ci mostrano dei mercati che appunto vale la pena studiare, no? Al di là del fatto che stiamo salutando il 2021 e ci stiamo preparando al 2022. Matteo, allora io ho fatto un po' un mix di questioni, dammi anche la tua visione di questa ultima settimana del 2021, cosa ti aspetti? Allora, quello che ci si può aspettare, che d'altronde è sempre una previsione, un po' poi non si sa quello che succederà, però le aspettative chiaramente sono di mercati che sicuramente, come dicevi tu, saranno con meno volumi, perché in periodo di festività gli operatori diciamo che operano meno tendenzialmente, quindi sicuramente sarà accompagnato da meno volumi. Io credo che i mercati abbiano iniziato un rally di Natale che è iniziato già la settimana scorsa e possa ancora proseguire entro il fine dell'anno. Ormai tutte le notizie che c'erano da digerire, io credo che siano state digerite, a partire dalla nuova variante, come dicevi tu, Omicron, che sembrava inizialmente fare un po' paura alle borse e ai mercati in generale. Adesso sembra che comunque sia meno, cioè sia sempre più contagiosa, ma comunque meno pericolosa. Di conseguenza, questo ha aiutato le borse, che dopo queste notizie infatti hanno un pochino rifiatato. Come dicevo, settimana scorsa abbiamo un S&P 500, un Nasdaq mi pare che abbia fatto circa, in pochi giorni, in 3-4 sedute, circa il più 5, più Sì, 6%. sì, sì, sì.
Poi chiaramente ci sono tutte le notizie dal lato macroeconomico che io credo che siano state digerite anche loro da tempo ormai, nel senso abbiamo avuto la Fed questo mese, abbiamo parlato di inflazione, tassi di interesse, tutte cose che comunque il mercato secondo me già un po' stava scontando, no? Quindi il tapering accelerato, i tre rialzi nel 2022, diciamo che Powell anche lì ha sempre ribadito quello che stava ribadendo ormai da un pochino di mesi, quindi tre rialzi probabili, non certi. Lui la cosa bella che ha detto è che la fine del tapering non deve corrispondere per forza a un aumento dei tassi di interesse. Si vedrà come andrà poi avanti il mercato dell'occupazione e soprattutto l'inflazione. Però diciamo che per adesso io credo che i mercati, tutto quello ne di cui negativo potevano trovare nel loro percorso, l'hanno già trovato e scavalcato. Quindi, a meno che non ci siano altri shock particolari, io credo che si può continuare in una direzione abbastanza positiva o comunque laterale, perché se noi vediamo i mercati stanno lateralizzando da circa 2 mesi, da novembre che l'S&P 500 sta in quell'ombra dei massimi storici che però non riesce ancora a bucare in maniera decisa. Però, come dicevo prima, non mi aspetto particolari crolli Ecco, questo è sicuramente. interessante perché appunto, come probabilmente avrai letto anche tu, c'è chi sostiene che appunto nonostante, proprio per tutti questi rialzi a cui abbiamo assistito nel 2021, a cui stiamo assistendo anche in questa ultima fase dell'anno, appunto molti pensano che non si potrà continuare in questo modo, che il 2022 sarà intanto molto, magari probabilmente nella prima parte un po' volatile anche per queste notizie, no? Omicron, l'inflazione, eccetera, e che quindi la festa non potrà continuare. Invece, insomma, la tua visione rimane ancora per un po', come dire, stabile su quello che i mercati ci hanno rimandato, sulla fotografia che i mercati ci hanno rimandato fino a questo momento, giusto? Sì, tendenzialmente stabile. È chiaro che non mi aspetto, ma penso che nessuno si aspetti, una crescita dei mercati simile a quella che abbiamo visto l'anno scorso, cioè l'anno in corso, il 2021. Non penso che si andrà a fare un altro 20% a rialzo l'anno prossimo, questo non credo. È curioso anche vedere che cosa hanno fatto i mercati nel 2018, quando i tassi di interesse sono stati alzati per la prima volta dopo il 2009, sopra l'1% la Fed in America. Lì i mercati effettivamente hanno registrato nel 2018 una performance negativa. C'è da dire che questo rialzo era comunque già iniziato nel 2017, era stato un rialzo graduale, poi quando ha superato la soglia dell'1%, diciamo che il mercato ne ha un po' risentito ed è sceso. Quindi per adesso io credo che entro fine anno non mi aspetto particolari, ormai siamo agli sgoccioli, quindi ormai siamo Certo, veramente alla certo. fine. Non mi aspetto particolari movimenti, se non movimenti dati dalla liquidità, quindi magari qualche buco di liquidità che può creare dei flash crash come è successo qualche anno fa sull'oro, sullo yen, però tendenzialmente riassorbiti. Non mi aspetto grossi movimenti direzionali da qui alle prossime settimane, questo non credo, soprattutto i ribassisti, poi rialzisti magari io non lo so. Ok, e poi le abbiamo citate entrambe, omicron e inflazione, sempre secondo qualche analista in questo momento, e quindi mi immagino anche per l'apertura del nuovo anno, la variante omicron, forse perché poi durante le feste appunto stiamo assistendo a un sacco di restrizioni, no? Quindi c'è il timore che poi l'economia possa essere veramente, cioè che possa ricevere una bella stangata ulteriore, però appunto per molti investitori sarebbe adesso più importante monitorare omicron, l'inflazione sarebbe passata un po' in secondo piano. Sappiamo invece quanto l'inflazione abbia tenuto, tutto il dibattito sull'inflazione giustamente abbia tenuto banco per tutti questi mesi. Insomma, sei d'accordo con questo? Perché poi ci leggo anche l'altra notizia che ti ho buttato lì poco fa, cioè che con l'inflazione c'è il rischio, se ovviamente non sarà contenuta e non sarà fatto qualcosa e non si abbasserà, se non si abbasseranno i prezzi, ci sarà un vero e proprio rischio recessione. Ovviamente si parla addirittura del 2023, perché il 2022, ecco, diciamo che sarà un anno in cui bisognerà effettivamente guardare a queste cose e capire come andranno. Sì. Allora, per quanto riguarda la prima questione, che i mercati in questo momento stanno guardando la nuova variante,
Sì, hai ragione, e questo si vede appunto dai movimenti che ha fatto il mercato da quando è uscita la notizia a quando è stato definito che questa variante di fatto è un po' meno pericolosa rispetto a quella precedente. È anche vero che comunque io non credo che l'America vada in lockdown adesso, le restrizioni ci possono essere e probabilmente ci saranno, in Europa soprattutto ci sono già state, anche in Italia ci sono delle restrizioni, però. Non so quanto può andare a impattare questo effettivamente sui mercati, che ormai io credo che siano, come sempre, i mercati sono guidati dalla liquidità. Poi le notizie fanno solo da contorno, no? Da rumore. In questo momento i mercati sono ancora molto liquidi, nel senso che c'è ancora Sì. tanta liquidità, nonostante il tapering che è iniziato, viene comunque immessa liquidità, perché ricordiamo che il tapering non vuol dire che viene tolta la liquidità dal mercato, viene messa ma in quantità minore, di conseguenza Certo, certo. c'è ancora un po' di benzina tendenzialmente per salire. Queste notizie io le chiamo un po' dei rumori bianchi, no? I classici white noise, qualcuno che ha studiato statistica sicuramente saprà. Sono notizie che sporcano un po' un andamento che in questo momento è un andamento rialzista. Come abbiamo visto, possono sporcarlo a ribasso, a rialzo, ma poi se tu lo guardi in una prospettiva un po' più di lungo periodo, siamo sempre tendenzialmente sul rialzo. Ok. Ecco, ma cosa pensi rispetto ai comparti, settori, no? Proviamo a proiettarci anche con il secondo titolo di questa parte della diretta, cioè cosa aspettarsi nel 2022, quali possono essere i comparti che potrebbero avere un'accelerazione, anche magari considerando invece quelli che stanno ricevendo un'ulteriore bastonata, scusate la parola un po' terra terra, ma di fatto di questo si tratta. Ho citato per esempio il turismo, quindi tutti i titoli, no, che fanno capo al turismo, piuttosto che il tema delle discoteche, del divertimento. E quando parliamo di discoteche non parliamo solo delle sale da ballo e dei gestori delle sale da ballo, ma anche tutta la catena, no? Il catering, i bar, le provvigioni, insomma c'è tutto un mondo dietro. Ecco, come guardi a settori che potranno essere favoriti, invece quelli che ancora potranno essere penalizzati, Matteo? Allora, se parliamo di mercati azionari, una cosa, se parliamo di mercati come dicevi tu, chiaramente tutto il settore delle sale da ballo, dell'intrattenimento viene penalizzato. Per quanto riguarda i mercati, noi dobbiamo ad esempio guardare un settore come il turismo, che sicuramente è Sì. penalizzato da questa nuova variante. Io credo che in ogni caso l'anno prossimo sarà un anno in cui, se ci saranno, e credo di sì, il rialzo dei tassi di interesse. Sui mercati sarà un anno dove si può andare a guardare a dei titoli un pochino più value. Questo non vuol dire andare a guardare per forza quei titoli che hanno grossi dividendi e che costano meno, perché se andiamo a fare questo ragionamento ci prendiamo un titolo come Carnival, che è la classica turismo per eccellenza, no? Compagnia di la croceristica, non sta andando bene, può essere definita value? Sì, sta andando bene? No. Starei forse un po' più attento sui titoli, quelli come già d'altronde in questi ultimi mesi, titoli tecnologici meno stabili, tra cui parliamo di small cap, mid cap, relativi al settore tecnologico. Andrei un po' più coi piedi per terra, ad esempio, su titoli un pochino più stabili, industriali Sì. anche, per esempio, quindi con dei bilanci un pochino più solidi. Che possono influire, che i cui tassi di interesse possono influire di meno. E, a dirti la verità, dei settori che mi aspetto che possono performare bene o no, è ancora presto dirlo, nel senso sappiamo che il settore dei financials, quindi il settore bancario, tendenzialmente potrebbe, dipende sempre da banca a banca, da financials a financials, potrebbe fare bene con un rialzo dei tassi di interesse, quindi quello è un settore che potrebbe essere interessante, e comunque già sulle notizie del rialzo abbiamo visto che ha fatto un bel rally il settore delle banche, vedere anche le banche italiane, no? Stesa San Paolo, Unicredit in primis. È un settore interessante secondo me potrebbe essere quello dell'automotive, quindi delle automobili. Sì. Perché io credo che questa mancanza, questo shortage di microchip che sta influenzando molto su questo settore, prima o poi finirà e di conseguenza si potrà tornare, anche le case automobilistiche potranno tornare a fare delivery, no? Quindi a consegnare automobili, e potrebbe essere un settore molto interessante, soprattutto su quelle aziende che
stanno cercando un po' di convertirsi al green. Io sto seguendo in particolare Ford da un po' di tempo e Ford sta facendo molto bene. Mi aspetto che continui a fare anche molto bene, per esempio, nell'anno che verrà. Ok. Senti, invece sul fronte degli investimenti, visto che peraltro io e te ne abbiamo parlato anche spesso in onda, ma voi vi occupate trading e investimenti, quali sono i suggerimenti più importanti da tenere a mente, insomma, che voi vi sentite di dare in questa fase? Allora, soprattutto stare attenti all'immobiliare in Italia, quindi Ah, ok. grande Non tema, solo in Cina, quindi l'immobiliare, anche in non solo in Italia. Cina. Ok. Pensa che adesso è uscita, ho letto oggi su Sole 24 Ore una stima, un sondaggio, che dicevano proprio che i costi legati alle case sono quelli che hanno, diciamo, subito una maggiore inflazione, quindi non solamente luce e gas, ma anche la manutenzione ordinaria. La pittura, insomma, l'idraulica, l'elettrica, tutto quello che è collegato, ad esempio, alla manutenzione di una casa ha subito un'inflazione dell'11% in quest'anno. Quindi anche comprare seconde case, sicuramente come investimento, può essere sia costoso e poi a livelli in termini di rivalutazione non è così certa. Se contiamo che negli ultimi 10 anni l'immobiliare in Italia ha perso circa il 15% di valore. Poi sappiamo come funziona anche il settore degli affitti, lì non andiamo troppo ad approfondire, però anche lì non è tutto rose e fiori. Quindi io, prima cosa, starei attento all'immobiliare. Seconda cosa, pianificare, come sempre, diciamo noi, bene le proprie finanze, no? Sì, certo. Senti, invece, visto che abbiamo parlato giustamente dei record, al di là dei record annuali dell'anno ancora in corso, soprattutto americani, abbiamo visto anche la seduta che ha chiuso la settimana scorsa, quella di giovedì, riportare, una performance da record per l'S&P 500 e anche a ruota gli altri listini americani, insomma, hanno chiuso con performance importanti. Cosa ti aspetti dall'apertura di oggi dall'America, se vogliamo fare un po' di, anteprima? Ma l'apertura mi sembra verde, quindi come ti anticipavo prima, io credo che i mercati questa settimana potrebbero ancora continuare a salire, poi è una previsione dall'oggi al domani è molto difficile, no? No, no, Da certamente sappiamo, però diciamo che la settimana si apre con queste premesse, poi è chiaro che si sa mai cosa può succedere, no? Assolutamente. La cosa che non possiamo aspettarci, come dicevamo anche prima in apertura, è vedere nel prossimo anno il rendimento annuo dell'S&P 500 del 20%. Sarebbe abbastanza strano. E quindi per ricollegarci a quello che dicevamo, qualche consiglio, qualche suggerimento Sì. per quanto riguarda gli investimenti. Iniziamo a capire bene come pianificare davvero i nostri investimenti, perché se fino a quest'anno, l'anno scorso, è andata tutto bene perché i mercati hanno fatto rendimenti da record, non necessariamente sarà così per il prossimo anno. Quindi se ci si aspetta già che il mercato faccia un più 20, più 10, non è detto. Il mercato, se stiamo nelle statistiche dal 1900 e qualcosa, dal 1890, dal 1900 facciamo, al 2021 l'S&P 500 in media ha reso 7-8% l'anno, quindi non possiamo pensare che faccia ancora le performance di prima. Se fa un 2-3% è comunque una performance positiva, però se noi abbiamo ad esempio dei fondi col nostro consulente, abbiamo dei fondi in banca che abbiamo comprato che ci costano, replicano ad esempio nei mercati americani, ma ci costano 2-3%, noi andremo completamente in quel caso a erodere poi il nostro rendimento. Quindi un altro suggerimento, oltre a quello che ho dato prima, è quello: controllate sempre i costi dei prodotti che avete in banca o che avete in portafoglio, cercate di chiedere al vostro consulente, comunque in qualche modo cercate di capire come si può leggere il costo di un determinato prodotto, e se poi vedete che questo costo è tanto alto, che non vuol dire 5-6%, ma anche 2-3%, ed è un prodotto che in realtà vi replica nel mercato americano, probabilmente si può andare con un ETF che costa molto molto meno e ottenere delle performance migliori. Certo, Matteo, domanda molto basica che poi peraltro segue quello che già tu stavi dicendo su come pianificare i nostri investimenti, visto che dobbiamo considerare il fatto che, ma questo lo dobbiamo sempre fare perché non possiamo prevedere con esattezza cosa farà il mercato, però appunto non dobbiamo basarci sui record e sui massimi che ha raggiunto nel 2021. Ma ripeto, domanda basica, facciamo finta che non si sappia nulla di come bisogna comportarsi in questi momenti.
Questo cosa significa? Che bisogna modificare tutto quello che tutti gli asset che abbiamo messo nel nostro portafoglio di investimento? O qui torniamo sul tema della flessibilità che bisogna mettere in atto quando si scelgono appunto gli asset da inserire nel nostro portafoglio, e poi chiaramente questo l'hai detto già tu con l'aiuto di un consulente. Ecco, cosa fare? Bisogna, credo, cambiare qualcosa, no? Prevedendo che il mercato possa cambiare. No, in realtà bisogna cambiare le cose se sono state fatte male le cose all'inizio. Quindi, Ah, ok. se ad esempio si è iniziato a investire e per fortuna tutto il nostro patrimonio, supponiamo, nell'S&P 500 ci è andata bene perché in questi mesi ha reso molto bene, in questi anni ha reso molto bene. Però chiaramente, se una persona ha una sua pianificazione già strutturata, già studiata, tendenzialmente non deve modificare nulla, a parte i soliti ribilanciamenti annuali. Ma perché? Perché una persona con una buona pianificazione tendenzialmente è già ben diversificata, quindi non è tutta completamente esposta sui mercati americani, come non è completamente esposta sull'obbligazionario, è esposta in base a quelli che sono poi i suoi obiettivi di investimento. Il suo risparmio lo gestirà in base a quelli che sono gli obiettivi di rischio, orizzonti temporali, obiettivo finale dell'investimento, e in quel caso non bisogna andare a modificare assolutamente nulla, nel senso. L'obiettivo Ok, rimane quello. anche Mercati noi. perché. Sì, concludi, concludi, perdonami. Dico, ipotizzo che i mercati non possono fare il 20% l'anno prossimo, però non sappiamo se faranno più 7, meno 7, quindi bisogna andare avanti con la propria pianificazione. E così abbiamo anche ripassato la regola numero uno di quando bisogna appunto pensare al nostro investimento, diversificazione. Considerando che non possiamo controllare tutto, e quindi considerando che un momento di mercato non è mai uguale, ma neanche il giorno dopo, no? Guarda, prima quando ti ho chiesto cosa ti aspetti oggi dall'America, mi hai subito detto: "Ma oggi mi aspetto questo, ma poi domani chissà". Ecco, e quindi chiaramente quando si deve pensare anche a un piano di investimento bisogna essere flessibile e inserire un po' qua, un po' là, tenendo conto di ciò che può essere penalizzato, o invece anche al contrario di ciò che può essere fortemente al rialzo per condizioni di mercato, che appunto, ripeto, purtroppo non è dato sapere quali saranno. Un ultimo suggerimento che vuoi dare, visto che questo è, diciamo, questa è l'ultima settimana del 2021, Matteo, tanto poi ci risentiamo ovviamente con l'anno nuovo, e chiaramente sarà un continuum, non è che ci sarà una, voglio dire, una spezzatura, no? Continueremo a ragionare su queste cose, ma cosa ti senti di dire ai nostri telespettatori? Ma allora, per quanto riguarda la parte trading, visto che so che piace molto anche ai vostri telespettatori, Sì. state attenti in questo periodo perché con i buchi di liquidità, un attimo che si faccia un flash crash, gli stop non reggono, saltano, di conseguenza si rischiano di fare danni. Questo è un primo consiglio molto banale. Secondo, per la parte investimenti, come dicevo prima, proprio pianificare i propri investimenti, che non è proprio andare a cercare quello che può rendere di più nel mercato, ma è cercare quello che è più adatto a noi. Esempio molto semplice. Se io ho un determinato capitale che non devo far crescere, ma voglio tenerlo intatto, no? Magari farlo crescere solo per coprirmi dall'inflazione, perché questo capitale mi serve tra 10 anni, tra 5 anni, per qualsiasi obiettivo, qualsiasi motivo. In quel caso io non ho bisogno di andare a cercare l'investimento che mi dia il massimo rendimento. Devo cercare l'investimento che mi dia come rendimento quello necessario per che cosa? A, per avere il capitale, tra virgolette, protetto. B, per magari proteggermi dall'inflazione. Quindi non andrò magari sui mercati azionari, andrò un po' più sull'obbligazionario, qualcosa di materie prime, qualcosa di liquidità, una piccola parte di azionario. Quindi non Certo. bisogna sempre cercare di prendere la cosa che pensiamo che faccia meglio. Bisogna cercare di prendere la cosa che sia più adatta a noi. Guarda, ti faccio un'ultimissima domanda, ma senza approfondirla, perché poi ne parlerò, così do anche anticipazione rispetto a quello di cui discuteremo tra poco alle 15, cioè mi riferisco al mondo cripto. È stato il 2021 l'anno delle cripto, o il bello deve ancora arrivare nel 2022? Allora, l'anno delle cripto io penso sia stato ogni anno da 10 anni Ah a questa parte. beh, ok. Però sì, come da quello che intendi tu, è stato sicuramente un anno molto buono, nel senso che la maggior parte, ci sono emerse molte criptovalute nuove, soprattutto nel mondo del metaverse, quindi realtà aumentata, realtà virtual reality, esatto. E, sicuramente può essere che nell'anno prossimo, almeno da quello che poi noi abbiamo, come ti dicevo, anche
qualche giorno fa un team che si occupa di criptovalute, no? Ci si Certo. aspetta che comunque ci possa essere una fase di mercato orso, perché corrisponderebbe poi a una fase che avviene successivamente all'halving di Bitcoin, no? Quindi c'è l'halving, quindi dimezzamento, chiamiamolo in maniera molto brutale, della produzione di Bitcoin. Sì. Il mercato sale, poi piano piano si appiattisce, poi fino ad arrivare al prossimo halving, che il mercato continua a salire. È chiaro che adesso, se noi vediamo quanto capitalizza il Bitcoin rispetto a un anno fa, difficilmente possiamo aspettarci così velocemente delle performance che abbiamo visto adesso, perché i capitali che devono entrare dovrebbero essere molti di più di prima, per fare anche un solo 100% su Bitcoin, per esempio. Quindi Sì, adesso magari siamo a performance. 51.332, è vero che ha avuto un po' di crolli nelle ultime settimane, però è anche vero che durante quest'anno ha aggiornato più volte i propri massimi storici, no? Se tu guardi che capitalizza 1.000 miliardi, capisci che per raddoppiare, per arrivare a 100.000, dovrebbero entrare nel mercato altri 1.000 miliardi. Ah sì, certo, perché si Quindi parlava non di è. questi 100.000 dollari, certo, assolutamente. Esatto. Sì, sì, Però è sì, sì. fattibile, cioè il mercato è ancora piccolo, nel senso ancora non è Certo. grande se paragonato al mercato dell'oro e ai mercati finanziari. Quindi assolutamente sono cifre fattibili. Ci Sì, metterà più tempo, però. esatto, diciamo che la tempistica è diversa rispetto a quella che si era ipotizzata quando aveva raggiunto il massimo storico, però è ancora fattibile. Va bene, allora chiudiamo così anche perché poi alle 15, vi ricordo, riprenderemo proprio il tema delle cripto. Grazie a Matteo Talarico, naturalmente a tutto il tuo team, ci sentiamo presto, intanto buon anno, comunque poi ci risentiremo con il nuovo anno. Grazie a te, buon anno a tutta la redazione e a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Ciao! Grazie, grazie, ciao Matteo. E allora, tra poco, dopo la pubblicità, andremo invece a trovare, tra virgolette, naturalmente in collegamento Giancarlo Marcotti con la nuova puntata del Fatto di Marcotti, quindi anche con lui faremo probabilmente sotto altri aspetti e con un altro occhio, faremo un po' il punto di questo 2021, anche da un punto di vista politico, non solo economico, e capiremo insomma cosa attenderci nel 2022. E poi, come detto, alle 15 spazio al mondo delle cripto e del Bitcoin. E poi naturalmente andiamo ancora sui mercati tradizionali. Vi aspetto tra poco.